Ecco. Ci apprestiamo all'alimentazione di alcuni nidiaci aggiunti al centro di recupero animali selvatici. Ecco, vedete che stiamo alimentando con un pastoncino bilanciato preparato. Vedete che c'è la collaborazione, il piccoletto mangia. In questo momento ci stiamo sostituendo a quello che farebbe la madre nel nido. Quindi in questa maniera qui riusciamo a vedere l'alimentazione che diamo. E l'animaletto gonfia il gozzetto, lì di fianco si può vedere il gozzo gonfio, l'animale ha mangiato ed è tranquillo. Anche questo vedete che vuole collaborare anche lui, perfetto, benissimo. In questo caso è l'alimentazione che viene somministrata una volta ogni ora e mezzo circa, e poi si richiudono gli animali, si lasciano tranquilli, il tempo di digerire quello che hanno mangiato. Passiamo ad alimentare anche alcuni esemplari di verdoni e cardellini. Questi sono molto meno collaborativi, vanno presi in mano singolarmente, poi vanno sollecitati ad aprire il becco. Quando riescono ad aprire il becco si somministra il pastoncino e il preparato. Vedete, questo è il metodo per alimentarlo, sostituendoci al ruolo che poi svolge il genitore quando sono nel nido. Per quale motivo sono stati soccorsi dal centro di recupero? Le folate del vento dei giorni scorsi ha fatto sì che il nido sia ribaltato e sono caduti a terra. Gli animali sono ancora assolutamente dipendenti dal genitore e non sarebbero sopravvissuti. Quindi l'operazione è quella di allevarli e poi reinserirli nell'ambiente naturale. Adesso li portiamo praticamente all'autosufficienza, questo è il nostro ruolo. Passiamo ora all'alimentazione di un cardellino. Il cardellino è un esemplare molto più delicato e difficile da alimentare perché ha un piccolo becco. Ecco, vediamo qua. Si tratta anche lui di stimolarlo, riuscire a fargli aprire il beccuccio per somministrarlo. Nel caso in cui fa opposizione perché non è abituato e non vuole mangiare, l'alimentazione deve essere forzata, cioè a quel punto lì va un attimo sollecitato in questa maniera. Ecco. E l'operazione di alimentazione è necessariamente forzosa perché altrimenti l'esemplare non ha nessuna possibilità di sopravvivere, quindi noi dobbiamo alimentarlo, che lui collabori o meno va comunque alimentato. Ecco, in questo caso si alimenta una volta ogni ora circa, ogni ora e mezzo, e poi lo si ripone nella scatola. In questo caso ci troviamo di fronte a una nidiata di cinci allegre. Il genitore è stato ucciso da alcuni gatti. E adesso vi mostriamo come si possono alimentare. Gli animaletti collaborano, bisogna stare attenti subito dopo alimentati a raccogliere quello che sono gli escrementi, perché altrimenti riempirebbero immediatamente il nido e vanno asportati. Ecco, man mano che questi piccoli uccelletti divorano il pasto che gli viene dato, subito eliminano gli escrementi dal loro corpo. Come vedete qua stiamo alimentando un po' tutti. Adesso vedete, collaborano, nel caso in cui non collaborano va stimolato il becco strofinando lateralmente, l'asportazione sempre degli escrementi. Come vedete qui hanno mangiato da poco, quindi non hanno molta fame. Vedete, hanno già mangiato abbastanza. Ecco, in questo caso i piccoletti sono a stomaco pieno. Ecco, vedete un altro, altri due che chiedono cibo. Naturalmente sono un po' ammucchiati perché nel nido questa è la loro posizione naturale, che tengono per tenersi caldi anche fra loro. Ecco, vedete anche qui, dopo aver mangiato, ecco, espelle gli escrementi. Vediamo, cerchiamo di far mangiare tutti perché sono 7 esemplari. Che nessuno rimanga coperto sotto. A questo punto hanno tutti mangiato e li riponiamo nella scatola in attesa del prossimo pasto.